Per Valsesia Notizie siamo oggi in collegamento con Daniele Baglione, sindaco di Gattinara. Daniele, com'è la situazione coronavirus a Gattinara? Come la vive la popolazione? Sì, intanto buongiorno a tutti. La situazione è abbastanza tranquilla per quanto possiamo definirla così, nel senso che abbiamo avuto ieri un caso positivo, ma è il primo caso positivo nella nostra città, che è ricoverato appunto all'ospedale di Vercelli, e una famiglia in quarantena, perché è entrata in contatto con un altro caso positivo nel territorio del comune qua vicino a noi. Viviamo anche noi, come tutte le altre parti d'Italia, una situazione di preoccupazione, però con attenzione, cioè stiamo cercando di rispettare tutte le regole possibili e immaginabili che ci sono state indicate dal governo e vediamo cosa succede. Sindaco, i suoi cittadini come sono? Rispettosi di questa ordinanza o tentano di sfuggire come da altre parti? Bobi Ricchini, via o no? No, devo dire che allora. Ovviamente i birichini, come dici tu, ci sono sempre. In realtà stiamo distribuendo anche in questi giorni un volantino anche per quelli che non guardano i social, non leggono i giornali, non guardano la televisione, cioè dicono di non sapere delle cose, in modo che tutti sappiano l'unica cosa fondamentale che bisogna fare in questo momento, cioè che bisogna stare a casa propria. Proprio per questo motivo ci sono anche i vigili in giro con l'altoparlante che dicono di stare a casa propria. Ci sono ovviamente le forze dell'ordine che fanno i controlli, e però devo dire che soprattutto negli ultimi giorni la soglia di attenzione alle regole è molto aumentata. Sindaco, so che voi fate tantissima comunicazione già di questo normalmente. In questo momento qua avete qualche iniziativa particolare? Avete varato qualcosa per aiutare i cittadini, i commercianti, non so, qualcosa di particolare? Sì, vabbè, ovviamente noi come sai sfruttiamo tutti i canali dalla carta al digitale, anche tramite il vostro servizio, per informare i cittadini in ogni modo, quindi dal volantino dato casa per casa, alle dirette fatte sui social, al sito internet istituzionale, quotidianamente ci sono un sacco di notizie e di informazioni che diamo proprio per stare vicino alla gente in questo momento, dove la gente, anche se appunto deve stare a casa, deve essere informata proprio correttamente, proprio per garantire a tutti di essere messi nelle condizioni di compiere azioni consapevolmente. Senta, Gattinara è indiscutibilmente città del vino. I produttori come stanno vivendo questa cosa qua? Riescono a lavorare un pochino nelle vigne, che adesso è il momento di potatura, è il momento, insomma, di preparare la vigna. Allora sì, ovviamente lavorare nei campi, fino adesso ovviamente non in maniera sembrata è consentito, e quindi da quel punto di vista lì, bene. Sono molto preoccupati invece dal punto di vista economico, cioè le conseguenze economiche di questa crisi sanitaria, che in questo momento è sanitaria, però di fatto è anche economica, per cui sono tutti molto preoccupati, anche perché tutto il mondo è coinvolto, siccome l'80-90% del nostro prodotto è esportato, le preoccupazioni per le esportazioni, beh, cominciano a farsi sentire. Ecco, Daniele, ultima domanda. Lei, per quanto riguarda le iniziative del governo, è d'accordo? Farebbe di più? Farebbe qualcosa di diverso? È in linea? Beh, noi, secondo me, bella domanda. È evidente che chi è al governo in questo momento, al di là dei colori politici, deve gestire la situazione. Dal mio punto di vista non abbiamo grandi statisti, purtroppo, non soltanto in Italia ma nel mondo, e questo è un grosso problema perché ci troviamo a dover affrontare una crisi che è la più grande degli ultimi 80 anni senza statisti, e quindi è molto difficile dare una risposta a questa domanda, perché è evidente che 25 miliardi messi sul piatto dal governo italiano, anche se vengono moltiplicati per i flussi, eccetera, sono una goccia nel mare. Ovviamente anche le gocce servono, però ne serviranno molti, molti, molti di più, e questo è davanti agli occhi di tutti. Speriamo che l'Europa, lo dice uno dei piccoli sindaci italiani, veramente faccia l'Europa e non ci abbandoni come spesso fa il nostro destino. Bene, la ringrazio Sindaco e poi speriamo assolutamente di rivederci per le grandi manifestazioni del vino che voi tutti gli anni organizzate e speriamo che per allora tutto sia a posto. Per Valsesia Notizie è tutto, Mauro Benedetti. Ciao a tutti!